Allora, qui diciamo che siamo nella sollecitazione di taglio quando la risultante delle forze applicate, delle pressioni applicate sulla base a con L è una forza di puro taglio, semplicemente taglio, e il momento risultante è nullo. Va bene, quindi noi siamo in una situazione del genere. Questa è la nostra trave. Siamo sulla base a con L, va bene? Come al solito noi sulla base a con L definiamo una risultante e un momento risultante, bene, definiti, scriviamo un pedice L per dire che era della sezione a con L. Bene, la risultante è semplicemente una forza di taglio, quindi la forza di taglio è una forza, diciamo, del piano x1, x2, e la terza componente di questo vettore R è 0, che sarebbe lo sforzo normale. Bene. Mentre invece il momento è tutto zero, quindi abbiamo tre componenti del momento, sono tutte nulle: momento flettente, due momenti flettenti, M1 e M2, va bene? E il momento torcente, MT. Tutto uguale a zero, ci deve essere solo una forza di taglio. Questa forza di taglio, su questa base con L, io la chiamo schematicamente B, va bene? Quindi voglio applicare una forza nella base con L in maniera tale che la sollecitazione che mi nasce è una sollecitazione di puro taglio. Bene. Allora, il primo problema che mi nasce in questo caso è il seguente, e cioè immaginiamo di vedere la sezione, no, della base terminale a con L, e come al solito disegniamo la sezione di forma fantasiosa, diciamo così, prendiamo sempre la stessa sezione disegnata. E abbiamo il baricentro, che è questo, ok? Questo è il nostro baricentro. E la prima cosa che ci dobbiamo porre è: ma per essere certi che questa forza che noi andiamo a applicare nel piano di questa sezione ci dia solo taglio, senza torsione, perché vuol dire che cosa può accadere? Che io adesso applico una forza in un modo qualsiasi, questa per esempio, dico questa è la B, va bene? D'accordo? Letta così, ovviamente ho una forza di taglio, però almeno apparentemente, rispetto, certamente rispetto a questo centro che è il nostro baricentro, c'è una certa eccentricità, come dicevamo, cioè, quindi ci sarà un certo braccio, e questa forza per il braccio ci farà nascere rispetto a questo polo un momento, che lo leggiamo ovviamente come momento torcente. Allora, la prima domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: dove dobbiamo applicare la forza V in maniera tale da essere certi da non avere effetti torcenti? Allora, letto così sembrerebbe, dice, basta che l'applico nel baricentro. Indaghiamo, non è detto che sia così, indaghiamo, va bene? La seconda cosa che vogliamo subito mettere in evidenza è questa, che ovviamente queste sono risultanti, come dire, nella sezione a con L. Se voglio andare a calcolare le risultanti della generica sezione individuata dalla scissa x con 3, bene, che cosa avrò? Avrò che, naturalmente, nella generica sezione x con 3 avrò che la forza di taglio sarà V diversa da 0, va bene? Diversa dallo 0, perché abbiamo detto che abbiamo applicato questa forza qui, va bene? Lo sforzo normale in corrispondenza di questa sezione x con 3, va bene, sarà ovviamente 0 per l'equilibrio. Quello che ovviamente subito ci accorgiamo che è presente è il momento flettente, perché ovviamente questa forza per questo braccio fa generare un momento flettente in corrispondenza della sezione. Quanto vale questo momento flettente? Come al solito noi calcoliamo il momento, in questo caso flettente, come come dire, il braccio, va bene, per la forza, in maniera vettoriale con la forza, va bene? E quindi abbiamo, il braccio è L meno x con 3, se L è la lunghezza finale, la lunghezza totale della trave, va bene, e 3, prodotto vettoriale con la forza V, che è la forza di taglio applicata. E naturalmente vogliamo ancora una volta, anche nella sezione x3 qualsiasi, che il momento torcente sia 0, ancora sia 0.
Bene, che il momento docente sia ancora zero. L'effetto momento docente sia nullo. Va bene? Allora, bene, il primo problema che appunto ci nasce è questo, è in realtà noi vogliamo che questa sezione, in questa sezione non nascano effetti torcenti. Va bene? Allora dobbiamo in qualche modo definire questa cosa, cioè dire che cosa significa che non nascano effetti torcenti. No, l'idea potrebbe essere questa, in qualche modo voglio dire semplice, no? Se io applico la forza V, bene, questa forza, la devo applicare in un punto della sezione, va bene? In maniera tale da essere certo che alla fine questa sezione non stia rotando, non abbia una rotazione tipo torsionale. Vale. Questa potrebbe essere, no, un'idea, no, molto semplice. E in realtà sì, sostanzialmente quello che andremo a fare si basa esattamente su questa idea. Si basa sull'idea che noi vogliamo che il lavoro virtuale tra gli effetti tensionali di una sollecitazione, taglio, sia pari a zero per gli effetti deformativi dell'altra sollecitazione, torsione. Cioè noi vogliamo che il lavoro virtuale tra le tensioni tangenziali tau, diciamo, le chiamo star, va bene? Le tensioni tangenziali tau, star, che rappresentano le tensioni tangenziali dovute solo al taglio, all'effetto puramente di taglio, bene, moltiplicate le deformazioni gamma di pura torsione, questo lavoro virtuale interno tra le tensioni tangenziali di taglio per le deformazioni di torsione sia uguale a zero. Ovviamente questo deve essere uguale a zero su tutta la trave, va bene? Ma poiché già sappiamo che questi effetti sono costanti lungo l'asse della trave, ci basta fare l'integrale solo sull'area, va bene? Beh, possiamo farlo per tutto il volume, ma tanto poi ci ricordiamo che questi effetti sono costanti lungo l'asse della trave. Quindi se noi riusciamo a trovare delle tensioni tangenziali che sono ortogonali, leggiamo in un altro modo, sono ortogonali in energia alle deformazioni da torsione, va bene? Queste tensioni tangenziali sono appunto per noi di puro taglio, va bene? Sono per noi di puro taglio, d'accordo? Allora, le tau star sono tensioni tangenziali di puro taglio, va bene? E le gamma sono le deformazioni da torsione. Ok? Ci siamo? Già abbiamo detto una cosa. Prima di andare avanti nello sviluppare in qualche modo questa formula, vedere dove ci porta, facciamo un attimo un passo indietro e ricordiamoci alcune equazioni fondamentali che abbiamo dovuto imporre nel problema di seminario, che sono le equazioni di equilibrio. Le equazioni di equilibrio, voglio dire, io già ho detto che questo effetto, queste tau sono costanti lungo l'asse della trave. Le tau non dipendono da x3, ma da dove veniva questa cosa? Veniva ovviamente dall'equazione di equilibrio. L'equazione di equilibrio, ce la ricordiamo? Naturalmente siamo sempre sotto la famosa congettura che le sigma 1,1 sono uguali a sigma 2,2, sono uguali a sigma 1,2, sono uguali a 0, va bene? Quindi sempre sotto questa congettura che l'abbiamo introdotta sin dall'inizio quando abbiamo parlato del Desenvenant, le equazioni di equilibrio come diventavano? Diventavano queste, cioè sigma 1,3 derivato rispetto a 3 uguale a 0, sigma 2,3 derivato rispetto a 3 uguale a 0, e poi c'era la terza equazione di equilibrio che diventava sigma 1,3 derivato rispetto a 1 più sigma 2,3 derivato rispetto a 2 più sigma 3,3 derivato rispetto a 3 è uguale a 0. Ok?
queste erano le equazioni di equilibrio che abbiamo sempre scritto per la trave di segmentamento. Bene, allora, queste due equazioni, vi ricordate, le sigma 1, 3 e sigma 2, 3, le abbiamo organizzate in un vettore che abbiamo chiamato tau, va bene? E che sarebbe esattamente poi questo, va bene? Quindi le prime due equazioni diventano il vettore tau derivato rispetto a 3 che è uguale a 0, che ci ha fatto di nuovo ricordare o capire, se volete, che appunto le tau da taglio, così come tutte le altre estensioni tangenziali che abbiamo incontrato durante tutte quante le sollecitazioni che abbiamo visto per il Semenant, sono sempre costanti lungo l'asse della trave, non dipendono da x con 3, sempre. Non è mai capitato che le tau dipendono da x con 3. Quindi anche in questo caso, ovviamente, non dipendono per x con 3. Quest'ultima equazione, scusate, la possiamo scrivere così anche. Sigma 1, 3, vi ricordate che la sigma 1, 3 è la prima componente di questo vettore tau e sigma 2, 3 è la seconda componente di questo vettore tau. Questo è un modo di scrivere, già abbiamo utilizzato per la torsione. Bene. Quindi queste sono le derivate, no? Le derivate delle due componenti, no? Del vettore tau sommate fra di loro. Questa cosa era la divergenza, era la divergenza del vettore tau. Quindi la terza equazione la possiamo scrivere come divergenza del vettore tau uguale a meno sigma 3,3, va bene? E la torsione, ricordiamoci, questa divergenza era nulla, va bene? Nel taglio non è nullo, ma è uguale alla derivata rispetto a x con 3 della sigma 3,3. E la sigma 3,3 da dove la prendiamo? Semplice, ci ricordiamo che in realtà quando andiamo nella generica sezione x con 3 abbiamo flessione. Avendo flessione avremo una sigma 3,3, ovviamente. E allora prendiamo la formuletta della flessione che ci proveniva dalla sollecitazione appunto della flessione per la trave di Semenant. Ci ricordiamo che la sigma 3,3 della trave di Semenant per la flessione a che cosa era uguale? La sigma 3,3 era uguale a j a meno 1, ricordiamoci, j a meno 1, momento flettente ortogonale scalare x, così l'avevo scritto nella forma diciamo più generale, cioè quando noi scegliamo come assi di riferimento quelli principali di inerzia, d'accordo? E allora che cosa diventa la sigma 3,3 quando al posto di m con f andiamo a sostituire questa espressione qui, no? Dobbiamo andare a sostituire al posto di m con f l'espressione che abbiamo trovato, che è in funzione della sollecitazione di taglio che abbiamo. Lo facciamo, questo ci verrà j a meno 1 che moltiplica, adesso io faccio proprio una banale sostituzione di tutta questa cosa, l meno x con 3 e 3 vettore b tutto quanto ortogonale scalare. Bene. Ovviamente questa cosa la possiamo scrivere così, l meno x con 3, j a meno 1. Ok, siamo arrivati qui, j a meno 1. Va bene? Dopodiché, ricordiamoci, qua abbiamo e 3 vettore b e di tutto questo l'ortogonale. Ok? Ricordiamoci un po' questa cosa. Allora, se noi abbiamo un vettore b che è questo, questo è il vettore B, ok? Vi ricordate quando io facevo E3 vettore un certo vettore, che facevo? Facevo l'ortogonale al vettore, quindi l'E3 vettore B è il vettore B ruotato di pi greco mezzi in questo modo, questo è l'E3 vettore B, ci siete? Ruotato così in maniera antioraria, d'accordo? Se di questo vettore, no, delle tre vettori B, dobbiamo fare l'ortogonale, dobbiamo ancora ruotare di pi greco mezzi, sempre in maniera antioraria. Allora, dal disegnino cosa capiamo noi? Che le tre vettori B ortogonale altro non è che meno V, è l'opposto del vettore B. Quindi tutta questa cosa si scrive così, mettiamo un meno davanti e tutta questa cosa diventa V scalare X.
bene? Ci siamo fin qui? A questo punto dice, va bene, ma a noi che cosa interessava in realtà nell'equazione di equilibrio? In realtà non ci interessava direttamente la sigma 3,3, ma la sua derivata rispetto a x con 3. Eccola qui. Ok? Quindi calcoliamocela. La sigma 3,3 derivata rispetto a 3. Dobbiamo fare la derivata di questa espressione rispetto a x con 3, che ovviamente è banale perché la dipendenza funzionale da x con 3 sta solo qua dentro. Va bene? E poiché meno per meno fa più, la derivata sarà questa quantità qua, cioè a meno 1 b scala di x. Bene. Allora possiamo a questo punto finalmente sostituire in questa espressione il valore della derivata della sigma 3,3. Quindi la divergenza di tau deve essere uguale a meno j a meno 1 b scala x. Bene. Naturalmente, voglio dire, oltre all'equazione di equilibrio, poi noi naturalmente abbiamo anche da imporre le condizioni al contorno, no? Le condizioni al contorno, e le condizioni al contorno le voglio scrivere, no? Le voglio scrivere, faccio così, cancello questo, e forse cancellerei tutti, anche tutti questi passaggi, tanti ormai l'abbiamo fatto, abbiamo anche sostituito, questo è quello che ci serviva nella formula. Quindi con questo lo cancellerei. E la condizione a contorno, scusate, precisiamo meglio, la condizione a contorno sul mantello, condizione al contorno sul mantello, si riduceva semplicemente nella condizione tau scalare n è uguale a 0 su dA. Ok? Questo significa che appunto se noi abbiamo una generica sezione come abbiamo sempre preso, prendiamo un punto qualsiasi della nostra frontiera della sezione, la normale sarà questa. Questa è la normale in quel punto alla sezione, va bene, il generico punto della frontiera della sezione, e la tensione tangenziale deve essere appunto tangente alla sezione, cioè deve essere fatta così. Va bene, deve essere sempre tangente alla sezione. Va bene? E questa era la condizione che abbiamo sempre imposto su tutte le sollecitazioni. In realtà, nello specifico, l'abbiamo detto pure nella torsione, perché nel caso dello sforzo normale nel momento flettente questa tensione tangenziale viene ovunque zero e quindi la condizione era automaticamente rispettata. Bene, ci siamo? Va bene, una volta abbiamo un attimo anche rivisto l'equazione di equilibrio e ritorniamo qui, che era in qualche modo l'equazione, ovviamente questa è un'equazione integrale di A, è un'equazione che diciamo che ci definisce la sollecitazione di puro taglio, cioè la sollecitazione si chiama di puro taglio quando le tensioni tangenziali appunto che provengono dal taglio sono ortogonali in energia alle deformazioni che provengono dalla torsione. Va bene? D'accordo? Allora partiamo da questa equazione e facciamo qualche passaggio e la facciamo qui nella lavagna di sotto e la riscrivo. 0 uguale all'integrale sull'area di queste tau star scalare gamma in dA. Bene. Allora ci ricordiamo le deformazioni che ci venivano per effetto della pura torsione. A quanto è uguale gamma nella torsione? Abbiamo fatto l'approccio, in particolare l'approccio agli spostamenti per la sezione generica, va bene? E le gamma ci venivano
venivano, cerchiamo di ricordarci, c'era l'angolo unitario di torsione, c'è sempre teta, no? Teta è una costante rispetto all'area, lo tiriamo anche fuori dall'integrale. Teta, che moltiplica gradiente di omega più x ortogonale in via. No, le gamma altro non erano che teta che moltiplicava gradiente di omega più x ortogonale. Queste erano le gamma. Naturalmente, se noi vogliamo che tutta questa quantità sia zero, vuol dire che l'integrale deve essere zero, perché teta lo dobbiamo prendere diverso da zero, ovviamente. Va bene, questo significa che questo è uguale a teta che moltiplica l'integrale sull'area di tau star gradiente di omega più integrale sull'area di tau star x ortogonale. Ovviamente il dA dA, insomma, è l'integrale su A, quindi non c'è dubbio. Allora, cominciamo a vedere questo. Tau star gradiente di omega, no? Come al solito possiamo fare così, possiamo scrivere queste espressioni in componenti per capire meglio di cosa stiamo parlando. Allora, la scrivo qui sotto. Tau star gradiente di omega significa tau star con alfa, va bene? Alfa è la componente 1 o 2, va bene? Per omega derivato rispetto ad alfa. Questo è quello che c'è scritto lì. Va bene? Gli indici ripetuti si intendono sommati. Va bene? Come al solito, questa espressione la possiamo vedere come tau star alfa che moltiplica omega, tutto derivato rispetto ad alfa, meno tau star alfa derivato rispetto ad alfa più per omega, scusatemi. Però, ci siete? Cioè, se facciamo così, partiamo come al solito da questo, no? Io c'ho il prodotto di queste due funzioni e la derivo tutto quanto rispetto a alfa. Alfa è esattamente lo stesso indice di questo. Quindi, che cosa avrò? Il primo derivato per il secondo non derivato. Eccolo qua, mettetelo da quest'altra parte, no? Ci siete? E poi avrò questo termine qua, cioè il primo non derivato per il secondo derivato. Quindi, come al solito, quando io vedo un'espressione del genere, la posso scrivere in questo modo. Ok? Bene, allora, se io di questo ne vado a fare l'integrale sull'area, faccio l'integrale sull'area, no? Questa quantità, guardate, altro non è che la divergenza di questo vettore. Lo vedete? Vedete questo vettore? No, la prima componente di questo vettore è tau alfa per omega, tau 1 per omega. La seconda componente è tau 2 per omega. Poi faccio la prima componente derivata rispetto a 1 più la seconda componente derivata, è la divergenza, come al solito. Quindi è l'integrale sull'area della divergenza, ma l'integrale sull'area della divergenza è il flusso. Bene, quindi qui possiamo scrivere direttamente integrale sulla frontiera dell'area del flusso. Posso adesso riutilizzare le notazioni vettoriali anziché in componenti, e il flusso lo scrivo come omega che moltiplica tau star, che in prodotto scalare con n, questo è il flusso. Tau scalare e flusso sulla frontiera. Va bene, ci siete? E poi c'è quest'altro termine, naturalmente, no?
E quest'altro termine, se volete, volendo sempre utilizzare una notazione, diciamo, vettoriale compatta, senza indici, qua io ho la derivata di tau 1 rispetto a 1 più la derivata di tau 2 è la divergenza. Questa è la divergenza delle tau star. Quindi questo è meno l'integrale sull'area della divergenza di tau star che moltiplica. Ok, sto considerando questo termine qui, lo scrivo così, 1, per ricordarmi che sto parlando di questo termine qua. Bene, ci siamo? Bene, ma scusatemi, tau star scalare omega, la tau è una tensione tangenziale di Coulomb-Taille, che mi veniva dall'associazione di Coulomb-Taille, scalare omega sulla frontiera, questa è questa condizione qui, no? Quindi sulla frontiera è zero, questa roba sulla frontiera è zero, non c'è, deve essere zero per forza. Mi rimane la divergenza delle tau star, bene? Ma la divergenza delle tau star, la divergenza delle tensioni tangenziali da taglio, deve essere uguale a questo, no? Per equilibrio. Quindi posso sostituire al posto della divergenza di tau star meno g meno 1 b scalare x, e lo faccio. Quindi questo diventa tutto quanto, guardate, qui c'è un meno, qui c'è un altro meno, diventa più, quindi mi diventa l'integrale sull'area di g a meno 1 b scalare x. Posso fare, se vogliamo, un ulteriore passaggio, assolutamente, diciamo, banale, però lo facciamo lo stesso. Ci ricordiamo che J è una matrice simmetrica, quindi se J è simmetrica, anche J-1 verrà una matrice simmetrica, ovviamente, per cui se faccio J-1 B scalare X, oppure faccio J-1 X scalare B, è esattamente la stessa cosa, perché J è appunto una matrice simmetrica. E allora lo faccio, faccio un ulteriore passaggio. Questo è uguale a integrale sull'area di j a meno 1 x tutto quanto, se vogliamo, scalare b. Sì, però ci siamo dimenticati l'omega, c'era questa omega e quindi ce la siamo dimenticati e la dobbiamo ovviamente rimettere anche qui, eccola qua, se no. Bene. Va bene. Vediamo quest'altro termine. Termine 2. Bene, il termine 2 lo riscrivo un attimo, giusto per, è l'integrale sull'area di tau star scalare, qua ci manca ovviamente scalare x ortogonale. Bene. Bene. X ortogonale, vi ricordate? X ortogonale, abbiamo fatto un po' il disegnino prima sulla V, no? Quando uno fa gli ortogonali. X ortogonale si può scrivere come E3 vettore X, eh? Vi ricordate? E3 vettore X. Quindi questa cosa la scriviamo come tau star scalare E3 vettore X. Bene, e sfruttiamo, come abbiamo fatto già tante volte, la proprietà dei prodotti trifli, e quindi possiamo cambiare in qualche modo le posizioni di questi vettori in questo prodotto triplo in maniera tale che in questo caso rimangano perfettamente lo stesso, e quindi facciamo, prendiamo le tre e lo mettiamo qua,
l'X lo mettiamo qua e la tau star la mettiamo ovviamente alla fine. Questo è il tau star vettore, mettiamo un segnetto sotto per ricordarci il vettore. Ci siamo? E quindi questo qua la possiamo scrivere come E3 scalare X vettore tau star. Non so se vi rendete quello che stiamo scrivendo, è un'espressione che ci è già capitata varie volte. L'integrale sull'area di x vettor tau, non c'era lo star, x vettor tau, e poi c'era scalare 3. X vettor tau è il momento nel piano provocato dalle tensioni tangenziali. X rappresenta, come dire, il vettore posizione della forza elementare tau star de A. E questo x vettor tau star de A è il momento elementare. Lo facciamo su tutta la sezione, otteniamo quello che sarebbe il momento torcente. D'accordo? Il momento torcente. Quindi tutto questo rappresenta un momento torcente. Va bene? E questo momento torcente deve essere uguale al momento torcente provocato da questa forza B, che è la risultante di tutte queste tau star, ok? Ed è applicata, diciamo, in un punto individuato da un certo vettore, va bene? Che io ho chiamato XT. Va bene? Cioè, questo è il momento delle tensioni tau star, va bene? Ovviamente è il momento provocato da queste tensioni tangenziali tau star rispetto a un punto. Quale punto? Il baricentro, che è l'origine del nostro asse di sistema. Bene, ci siamo? Quindi questo è un momento torcente e deve essere uguale al momento, ovviamente, provocato dalla risultante di tutte le, tensioni tau star per il, diciamo, il braccio, no? A cui è applicata questa risultante. Quindi questa cosa deve essere uguale a E3 scalare XT vettore B. Va bene? Ci siamo? A questo punto, guardate, faccio i soliti giochini dei prodotti tripli, e metto V qua, e 3 lo passo qui, l'X lo passo qui, ok? Per cui questa espressione mi diventa V scalare e 3 vettor XT. XT, vi ricordo, è il vettore che divido il punto nel quale siamo andati a posizionare la risultante di tutte le tensioni tangenziali, ovvero la nostra sollecitazione di taglio V. Va bene? Ok, ci siamo oramai, perché quello che ci diceva questa espressione è che la somma di questi due termini deve essere uguale a zero. D'accordo? E allora che cosa significava? Significava questo, che abbiamo sempre questa teta davanti, ce la ricordiamo ancora una volta. Teta, bene, che moltiplica questa espressione, più questa espressione, dovrà essere tutto quanto uguale a zero. E quindi questo scrivo, teta che moltiplica integrale sull'area di J a meno 1 x omega. Bene, più E3 vettore XT, tutto quanto il prodotto scalare con V deve essere uguale a 0. Va bene? Guardate, ho messo
scalare V, scalare V in evidenza d'oro, va bene? Lo vedete? Ok, ci siamo? Bene, adesso quello che dobbiamo pensare è che ovviamente noi abbiamo pensato a una certa forza V, una forza di taglio che era applicata nella sezione agonelle, ed era applicata in un punto che abbiamo indicato con x con t, in maniera tale che quando è applicata in quel punto x con t deve risultare che questo prodotto tra le tensioni tangenziali di taglio e quelle e le deformazioni della torsione sia uguale a zero. Ok? Se io cambio la forza, mi porrei lo stesso problema: dove devo applicare questa forza in maniera tale che di nuovo questo prodotto sia uguale a zero? Ok? E se la cambio ancora, mi domando: ma dove devo applicarla la forza affinché questo prodotto sia uguale a zero? Bene, vuol dire che io sto chiedendo qual è il punto di applicazione di una qualsiasi forza, no, agente nel piano, che mi assicura che la sollecitazione rimanga di puro taglio. Questo punto in realtà mi è dato da questa x con t, da questa coordinata x con t, da questa posizione x con t. Quindi per avere la x con t che mi assicura che qualsiasi sia la v che vado a scegliere, la sollecitazione sarà comunque sempre di puro taglio, e ovviamente devo far valere questa espressione per ogni possibile V, per ogni possibile vettore nel piano. Ok? Il che significa che se deve essere vero per ogni vettore V nel piano, vuol dire che questa quantità qua deve essere uguale a zero. E quando questa quantità è zero, ripetiamolo in quest'altro modo, quando questa quantità è zero, qualsiasi sia la forza V, la sollecitazione sarà comunque, secondo la nostra definizione, di puro taglio. Va bene? Qualsiasi sia la forza di taglio che andiamo a mettere, se questa forza di taglio la andiamo a applicare nel punto x con t che soddisfa questa equazione, va bene? Soddisfa questa condizione uguale a zero, e qualsiasi sia la forza, la sollecitazione sarà comunque di puro taglio. Ok? Quindi alla fine una forza di puro taglio, se accade che sto scrivendo adesso questo uguale a zero, va bene? E lo scrivo in questo modo: questo uguale a meno questo. Ok? Lo scrivo qui sotto, ricavare anche direttamente l'espressione della x con t, mi voglio liberare di questo e tre vettori davanti, ok? E che faccio? Moltiplico qui davanti per e tre vettore e cambio il segno, perché? Perché ricordiamoci, ogni volta che io faccio e tre vettore, prendo il vettore, lo faccio, vediamo nella parte giusta tutti e due, prendo un vettore, se faccio e tre vettore diventa così. Se io faccio di nuovo e tre vettore, mi gira ancora così. E se faccio quindi due volte e tre vettore, quindi faccio e tre vettore e tre vettore, mi viene il meno vettore precedente. Ok? Quindi se io faccio qua davanti, ci metto e tre vettore e ci metto un meno davanti, riottengo finalmente x con t. Quindi x con t è uguale a meno... scusatemi, questo meno a questo punto diventa più e tre vettore integrale sull'area di j a meno 1 x omega de a.
il punto individuato da questo vettore qua si chiama centro di taglio. Come potete capire, il centro di taglio non è detto che coincida con il baricentro. Quindi qua il problema che ci eravamo posti all'inizio non era un problema banale, voglio dire. Quando abbiamo detto io ho questa forza V e voglio che ci sia puro taglio, senza torsione, e non so dove è applicata, magari a voi è venuto il dubbio, dice, ma io lo applico nel baricentro, se l'applico nel baricentro non avrò torsione. Non è vero, non è vero. In generale non è detto che sia così. In generale, per non avere torsione, la devo andare a applicare nel punto XT che è definito da questa espressione. E non è detto che integrando questa quantità ci venga un vettore 0,0. Non è assolutamente detto. Ovviamente, banalmente, viene 0 se omega è 0. No, se la funzione di inglobamento è 0 e l'integrale viene 0, quindi X con T coincide con il baricentro della sezione. E questo capitava per esempio nella sezione circolare, ma nelle altre sezioni non è assolutamente detto, d'accordo? Una cosa però possiamo dirla, che questo centro di taglio, vedete, è in maniera univoca definito, dobbiamo purtroppo passare per l'omega, cioè dobbiamo prima risolvere il problema di Neumann, della torsione di Neumann, ricordate? Cioè dobbiamo risolvere il problema Laplaciano di omega uguale 0 con condizione al contorno sul gradiente di omega. Avevo ricordato il problema di Neumann, d'accordo? Una volta che abbiamo risolto quel problema e abbiamo la funzione omega, finalmente possiamo entrare qua dentro e possiamo calcolarci questa integrale. Quindi dobbiamo passare per la risoluzione di un problema, vi dicevo, geometrico, quello di trovare la omega, che è un problema che è venuto fuori per la torsione, ma ahimè viene fuori anche per il taglio, vedete? Però diciamo che una volta che abbiamo trovato omega, rifacciamo questa integrale, il vettore x è univocamente definito, su questo non c'è dubbio, cioè troviamo un punto che soddisfa, come dire, questa condizione di 0, va bene? Che abbiamo visto sopra, cioè il punto definito da questa equazione. D'accordo? Ci siamo? Quindi è univocamente definito. Allora, il primo, come dire, la prima cosa che possiamo pensare è questo. Ma se abbiamo una sezione che ha un asse di simmetria, adesso cerco di disegnarla con un asse di simmetria, diciamo che questo è un asse di simmetria, immaginiamo che sia la simmetria questa sezione, va bene? E questo sia l'asse di simmetria, va bene? Immaginiamo di aver trovato xt, bene? E mettiamo che xt venga, che ne so, a questo punto, tanto per dire un punto, d'accordo? Ah, ma poiché, voglio dire, è una sezione simmetrica, perfettamente simmetrica, se questo è un centro di taglio, per simmetria anche il suo speculare deve essere un centro di taglio. Vuol dire, che differenza c'è tra i due? Nessuna. È chiaro? E allora troveremmo in questo caso due centri di taglio, ma questa equazione ci dice che il centro di taglio è unico. Quindi non può essere, non possono essere questi due. Vuol dire che il centro di taglio si trova sull'asse di simmetria. Quindi ogni volta che noi abbiamo un asse di simmetria, almeno sappiamo che su quell'asse sta il centro di taglio. Non sappiamo a che altezza, ma sappiamo che sta su quell'asse. Va bene? Ci siamo? Ovviamente siamo fortunati quando la sezione ha due assi di simmetria, perché l'intersezione ci darà direttamente il centro di taglio. E in quel caso, quando ha due assi di simmetria, già lo sappiamo, l'intersezione ci dà anche il baricentro. Quindi in quel caso, appunto, quando abbiamo due assi di simmetria, centro di taglio e baricentro coincidono e sono ovviamente nell'intersezione dei due assi di simmetria. D'accordo? Va bene. Quindi, se noi vogliamo una solleggiazione di puro taglio, dobbiamo applicare
la forza, no, di taglio B sulla base terminale della sezione, della trave, in corrispondenza del punto individuato dal vettore XT. Facciamo un'ulteriore cosa, faccio un disegnino qua sotto, faccio un disegnino qui, ecco già c'è. Questo è il baricentro, va bene? Mettiamo che XT sia questo vettore qui. Questo sia il vettore XT, va bene? Mettiamo che abbiamo applicato la nostra forza di taglio in corrispondenza di questo punto, questo è applicato qui ed è individuato, come dire, da questo vettore qui XB, lo vedete? Allora io vi domando, sono in questo caso, va bene? Sono in questo caso in cui la forza di taglio non è applicata in XT, cioè nel centro di taglio, è applicata in un altro punto XV, va bene? Quanto vale il momento torcente? Mi domando, quanto vale il momento torcente? Il momento torcente in questo caso sarà uguale a, faccio sempre E3 scalare così ottengo lo scalare. Bene, E3 scalare, che cosa? Che devo fare per trovare il momento torcente? Devo fare, come al solito, un vettore prodotto vettoriale con B, è sempre così. Chi è questo vettore? È il vettore risultante tra x, b e xt. È il vettore? Di? Differenza. È il vettore differenza, cioè il momento tercente è calcolato considerando questo vettore come il vettore che ci fa nascere il momento tercente. Questo vettore qua è la differenza tra XV e XT. Ok? Va bene? Quindi siamo attenti quando dobbiamo abbiamo una sollecitazione di taglio e dobbiamo essere certi che la sollecitazione di taglio in qualche modo sia pura, oppure se non è pura dobbiamo calcolare adeguatamente il momento torcente che accompagna quel taglio, e per fare questo dobbiamo passare per la determinazione di questo XT. Bene. Che è il centro di taglio? Bene? Ci siamo su questo concetto? Va bene, facciamo un ulteriore passo, cancello. Beh, adesso dobbiamo cercare di trovare un modo per calcolarci queste tensioni tangenziali tau. No? Allora, quella che vi presento in realtà non è l'approccio, la soluzione del taglio di Semenin, ma è l'approccio di Jurassic.
grafica, va bene? Ogni volta che io introduco questo il metodo di Giuraschi, leggo insieme a voi queste quattro righe che stanno scritte sugli appunti, mi fa piacere leggerli anche quest'anno. Allora, Giuraschi era nato nel 1821, sentite un attimo le date perché è interessante questa cosa. È nato nel 1821 ed era un ingegnere russo, va bene? Si diplomò presso l'Istituto di Ingegneria delle Vie di Comunicazione di San Pietroburgo, benissimo, va bene? Nel 1942, lui era del 21, 42, cioè 21 anni, bene, gli fu assegnato il progetto della ferrovia tra San Pietroburgo e Mosca, a 21 anni, bene? E nel 44 ebbe l'incarico più importante della più importante opera della linea, il ponte sul fiume Verebbia. Allora, lui quando si trovò a dover fare la progettazione di questi ponti, di queste travi da ponte, e quindi quando c'era 21 anni, fece questa trattazione del taglio, va bene? Semplicemente perché sostanzialmente quello che succedeva è che lui aveva delle travi da ponte, bene, che erano fatte così sostanzialmente, sul quale poi doveva passare il treno, e vedeva, ovviamente cioè aveva una sorta di sperimentazione, e vedeva che quando scaricava le travi da ponte, le travi erano di legno, erano tutte di legno, ovviamente poi le fibre del legname lungo la direzione dell'asse della trave, tanto per intenderci, lui vedeva che quando caricava queste travi si rompevano qui, facevano delle fratture qui, vicino agli appoggi, beh, nella direzione orizzontale, nella direzione orizzontale. Adesso cercheremo di capire con lui perché stavano nascendo queste fratture orizzontali. Va bene? Ok, beh, l'idea è questa. Io ho una sezione, ovviamente faccio la sezione generica, anche se Giuraschi lo fece per la sezione rettangolare. Faccio la sezione generica, ho una sezione generica, prendo due punti sulla frontiera della mia sezione, A, B, ok? Definisco la corda tra A e B. Bene. Questa corda ha una certa lunghezza che io chiamo B piccolo. D'accordo? La corda ha una sua normale, come al solito lo chiamo N, la normale alla corda. D'accordo? E nel generico punto è che di questa corda ci sarà una tensione tangenziale tau. Va bene? Bene, la prima cosa che voglio fare è calcolare non tanto la tau, mi sembra piuttosto complicato calcolare la tau, magari questo si può fare facendo un post calcolo, come si dice, ma almeno calcolare la componente di tau nella direzione della n, cioè questa componente qui. Bene, la vedete? E quella che io chiamo tau n, cioè la tau prodotto scalare n, cioè la proiezione della tau lungo la direzione di n. Bene. In realtà, appunto, poi quello che facciamo realmente, secondo l'approccio Giuraschi, è non calcoliamo neanche questa, perché ovviamente questa tau n dipenderebbe da punto a punto, sarebbe differente da punto a punto. Bene, calcoliamo la media di quello che sta succedendo in tutta questa corda. Bene, calcolo la media. Quindi io calcolo la media della tau n, ok? Allora, la media della tau n sarà tau n media è uguale a 1 su b integrale
tra A e B della tau n, diciamo in DS, e la tensione tangenziale normale media, normale media, va bene, sostituisco al posto di tau n ovviamente questa espressione, e questo verrà 1 su b integrale tra a e b di tau scalare n in ds. Allora, a questo punto, ragazzi, faccio un passaggio che ritengo che sia banale, e io penso che adesso che lo ascoltate anche voi riterrete che sia banale, però non ho capito perché a un certo punto questa banalità scompare, e quando ci vediamo poi nell'appuntamento finale non si capisce più questo passaggio da dove viene. Va bene? E il passaggio è questo. Io sto facendo, guardate, questa integrale lo sto facendo da qui a qui, va bene? Facendo tau scalare n, ok? Posso aggiungere a questa integrale anche quest'altro integrale qua. Perché? Perché ci ricordiamo che se questa è la n, no? Sulla frontiera, la tau, l'abbiamo disegnata prima, doveva essere così, e su tutti i punti che stanno sulla frontiera tau scalare n è sempre 0. Quindi se a questo integrale vado ad aggiungere anche l'integrale lungo tutta questa parte di frontiera, e ovviamente sto aggiungendo 0, perché tau scalare n sulla frontiera deve essere 0. Questo è il passaggio che mi sembra banale adesso, poi scompare, non so perché. Chiaro? Per cui io posso dire, va bene, questo qui mi darà la tau, ma se aggiungo più 1 su b integrale tra b ed a, scusatemi, facciamo capire che b ed a lo sto percorrendo lungo questa curva, va bene? Diciamo lungo la curva gamma, che ne so, lo scrivo così, d'accordo? Lungo la curva gamma, per capire che sto facendo tra A e B mi dà è questo integrale, e tra B ed A sto facendo il giro lungo la curva che fa parte della frontiera della mia sezione retta, sempre di tau scalare n in destra. Questo qua non ho aggiunto nulla, perché tutto questo è 0, perché questo è 0, non ho aggiunto nulla, va bene? Quindi sto ottenendo, anche se ho messo questo termine, sto ancora ottenendo la tensione normale, tangenziale, normale, media su AB, su questa corda, perché non ho aggiunto in realtà nulla, ho aggiunto 0. D'accordo? Bene, ma allora se guardo adesso questa formula, tutta questa cosa la posso scrivere come 1 diviso B e l'integrale lo posso mettere tutto insieme, quello tra A e B e quello tra B ed A, cioè posso fare l'integrale su tutta questa linea chiusa, la vedete? Tutta questa linea chiusa. Allora, se questa parte di area qui, che è questa parte della nostra sezione retta, io gli do un nome e la chiamo A star, no? Questo integrale, insomma, di questi due integrali lungo AB e lungo BA facendo questo giro, non è altro che l'integrale chiuso su A star, su D A star, sulla frontiera di A star, quindi questa cosa la posso scrivere come l'integrale sulla frontiera di A star di tau scalare n. Va bene? Ci siamo? In destra. E ovviamente se io vedo l'integrale sulla frontiera di un flusso, l'integrale sulla frontiera di un flusso è la divergenza, è la divergenza nel dominio.
Quindi questa cosa diventa 1 su b integrale su tutto a star, non sulla frontiera ma sul dominio, sulla star, della divergenza di tau. Ci manca poco oramai, perché cancello questa figura, così utilizziamo questa parte di lavagna. Perché? Perché la divergenza di tau, per la condizione di equilibrio, è uguale a questa. E quindi posso andarla a sostituire nell'espressione, nell'integrale. Quindi questa cosa mi viene 1 su b, integrale sull'area a star di j a meno 1 v scalare x dA. Ovviamente qua c'è un meno, bene? C'è un meno qui davanti, quindi devo mettere un meno anche qui, meno. Possiamo fare un ultimo passaggio, che è questo: j a meno 1 v è indipendente dall'integrazione, lo tiriamo fuori dall'integrazione, e ci rimane l'integrale su a star della x. Ma che cos'è l'integrale su a star della x? L'integrale della x su un'area è il momento statico, quindi questo sarà il momento statico dell'area a star. S star è il momento statico, no? Il vettore momento statico dell'area a star. J a meno 1, se scomparsi di meno 1. J a meno 1. Ok? Ci siamo? Allora, questa è finita così, la formula di Pascal. Ovviamente lui non è che l'ha fatto esattamente in questo modo, facendo ricorso al teorema della divergenza, lo fece scrivendo, diciamo, direttamente un'equazione di equilibrio, che comunque era un'equazione di equilibrio, che serve questa lungo la direzione 3, cioè la terza equazione di equilibrio. Scrisse un'equazione di equilibrio e trovò questa formuletta. Magari se abbiamo tempo poi la rivediamo pure come l'ha trovata lui, che è anche divertente e da un punto di vista meccanico molto molto utile, molto utile. Però voglio subito farvi vedere la conseguenza di una formuletta del genere, va bene? E facciamo un caso ovviamente molto semplice, va bene? Un caso molto semplice in maniera tale da capire come stanno andando le cose. Un caso molto semplice significa che, prima cosa, semplifico la sezione che prendo, semplifico la sollecitazione che prendo. Ok? Semplifico la sezione e la prendo rettangolare. Quindi prendo una sezione rettangolare. Semplifico ancora anche la sollecitazione, perché prendo una sollecitazione lungo solo una direzione, cioè la mia V ha componente solo lungo la direzione x con 2, per esempio. Va bene? Scusatemi, la sezione rettangolare ha due assi di simmetria, baricentro e centro di taglio coincidono e, insomma, ovviamente l'intersezione dei due assi. Va bene, quindi tutto è abbastanza semplice. Ok, adesso che faccio? Faccio così, prendo la corda AB, la prendo parallela all'asse x con 1, va bene? Quindi prendo la corda, che è questa, parallela all'asse x con 1, va bene? La normale ovviamente sarà questa,
lungo la direzione 2. Quindi quando io vado a calcolare la tensione normale tangenziale media, sto calcolando la tensione, la componente tau 2 media su AB, sulla corda. Ok? Quindi questa formula devo leggere come tau media 2, ok? Perché la n è lungo la direzione 2. D'accordo? È uguale a meno 1 su b, ok? B naturalmente è la larghezza della sezione retta, che è costante in questo caso, sempre la stessa. J a meno 1 v scalar S star, ok? E allora J a meno 1 ovviamente è una matrice semplice in questo caso, perché è una matrice diagonale, perché abbiamo preso un sistema di riferimento ovviamente sulle direzioni di simmetria e quindi sicuramente principali di inerzia. Bene, quindi J è diagonale e qui avrò 1 diviso J 1 1 e qua 1 diviso J 2 2, ok? Va bene? Moltiplicato il vettore V, abbiamo detto che V ha componente solo lungo la direzione 2, bene? Quindi è un vettore fatto così, 0 V con 2, ok? E tutto questo in prodotto scalare col vettore S star. E il vettore S star è il vettore che contiene i due momenti statici di quest'area qua. Questa è la nostra area a star, la vedete? Questa è a star. Ok? Allora, quindi la prima componente di S star è S star 1, per intenderci, sarebbe l'integrale di x con 1 in dA. E quanto vale l'integrale di x con 1 in dA? 0, vale 0. Beh, vale 0. Al contrario, la seconda componente sarà l'integrale di x con 2 in dA, che sarà diversa da 0, dipenderà ovviamente dove abbiamo preso questa corda. Ok? Quindi la prima componente è 0, questa la chiama ancora S star 2. Va bene, facciamo ovviamente questi passaggetti, come al solito ci abbiamo meno 1 su B. Dobbiamo fare riga per colonna, va bene? E naturalmente riga per colonna la prima componente è 0. Riga per colonna ci verrà V2 diviso J2. Quindi abbiamo questo, non lo voglio scrivere, scusatemi, teniamolo in mente. Il risultato di questa operazione è un vettore la cui prima componente è 0 e la seconda componente è V2 diviso J2. Okay? Poi questo vettore dobbiamo farlo in prodotto scalare con questo. E quindi si fa 0 per 0, non mi pare nulla. E poi V2 diviso J2 per S2 star. Bene. Va bene. Immaginiamo che questa corda si trovi a una scissa che io chiamo Y. Bene, a una scissa Y. Ok? E è evidente che, voglio dire, scusatemi, questa tau 2 varia al variare solo di questo valore, perché V2 è la forza applicata, J22 è il momento di inerzia della sezione, quello è, non possiamo fare altro. Quindi questa tau, se cambia, cambia perché sta cambiando questo S2 star. Okay? Allora la domanda è: quanto vale S2 star?
in funzione di y o di x2, se vogliamo, è la stessa cosa. Dobbiamo fare il momento statico di questo pezzo qui, lo vedete? Della mia statua. Beh, insomma, voglio dire, lo posso anche fare a parte qua, l'S2 star è uguale all'integrale tra meno h mezzi, naturalmente h è l'altezza totale della mia sezione, come al solito facciamo nella sezione rettangolare, b per h, bene, meno h mezzi fino a y, no? Di x con 2 che moltiplica b di x con 2. No? B dA, scusatemi, x con 2 dA, il dA è B di x con 2, d'accordo? Quindi quando integro, che cosa mi succede? Questo è B, avrò x con 2 al quadrato mezzi, quindi ci avrò un mezzo come al solito, e questo x con 2 al quadrato mezzi deve essere valutato in y n in meno h mezzi, ok? Quindi viene y quadro meno h quadro quadro t. Ok? Bene, allora se vogliamo possiamo sostituire questa espressione qua dentro, se vogliamo naturalmente possiamo anche scrivere che j22 è il momento di inerzia lungo la direzione 2, sarà bh cubo dodicesimi, e ottenere la formuletta finale della, vabbè, c'era me uguale a meno 1 su b, abbiamo detto, b con 2, va bene, che moltiplica b diviso 2, sto mettendo questo 2 qua, poi qua ci metto y quadro meno h quadro quarti, ok? E poi ci metto il mio bh 12, bh cubo 12, bh cubo 12, e quindi tutto questo mi diventa, questo 12 sta qua sopra, diviso 2 è 6, c'ho un meno qua davanti, come al solito, meno 6b2, questo b e questo b per esempio se ne vanno, ok? Diviso bh cubo che moltiplica y quadro meno h quadro. Questo è l'andamento delle tensioni tangenziali medie sulla corda parallela all'asse x con 1 per la sezione rettangolare, per la sezione rettangolare. Bene. È un andamento parabolico, come vediamo. Possiamo anche fare il grafico, se vogliamo, va bene? Facciamolo qui sotto il grafico, così abbiamo la formula di giro. Questa è la mia sezione rettangolare, B per H, funzione parabolica, come dicevamo prima. Bene. Naturalmente se prendiamo y uguale a meno h mezzi, questo viene 0, quindi questo parte da 0, ed è anche giusto, perché è evidente, perché se io sto prendendo che questa corda la sto prendendo qui, l'area a star si è ridotta a 0, quindi il suo momento statico è 0. Bene. Prendiamo y uguale a più h mezzi, è uguale, sempre 0, e anche questo ovviamente è evidente, perché se io prendo che la corda la prendo esattamente qui, l'area star coincide con tutta l'area, e poiché il sistema di riferimento abbiamo preso il baricentrico, il momento statico di tutta l'area è 0, e quindi deve essere 0 anche questo, e ha un andamento parabolico, va bene?
Se volessimo sapere qual è il valore massimo, no, di questa funzione, dovremmo fare la derivata e porla uguale a 0, poi la stazionarietà. Dove avviene il massimo? Allora facciamola a mente, perché è banale la derivata, Facciamo la derivata a mente, la derivata ci viene 2y che moltiplica questa cosa. E questa cosa è uguale a 0, questa derivata è 0 quando y è 0. Quindi in corrispondenza, ovviamente, qui della x2 uguale a 0, x2 e y ovviamente coincidono, abbiamo il massimo, come ci aspettiamo in una parabola, visto che questo è 0, qua è 0, diciamo è simmetrica la parabola, quindi corrispondenza del punto medio ci sarà il massimo. Quanto vale il massimo? Quanto vale il massimo? Allora mettiamo qua 0 e il massimo vale meno diventa più, quindi è sicuramente un numero positivo, va bene? È sicuramente un numero positivo e sarà 6 AV2H quadro diviso 4BH cubo. Quindi qua abbiamo, adesso disegno la parabola. Ovviamente c'ha la tangente perfettamente nulla, eh? E questo valore qui è, abbiamo detto, c'era 6 quarti, diventa 3 mezzi, quindi 3V2 diviso 2V/H. Bene. Allora, che succede? Succede questo, adesso cerco di fare un po' un disegnino, come al solito. Sta succedendo questo, se noi abbiamo questa sezione, la ridisegno qui, prendiamo la corda questa qua, dove la tensione tangenziale è massima, va bene? Questa, vuol dire che qui ci sono delle tensioni tangenziali che valgono questa quantità, ovviamente la tensione tangenziale media sulla corda, che valgono questa quantità, va bene? E sono positive, quindi positive significa che hanno lo stesso verso della n uscente, questo significa positivo. Prendete la corda, ok? Definite chi è a star. L'n uscente da e star è una direzione. Se la tensione tangenziale media sulla corda è positiva, vuol dire che la tensione tangenziale ha la direzione concorde alla n che avevate scelto voi. Ok? Quindi su questa corda la tensione tangenziale media in qualche modo è fatta così. Lo vedete? È fatta così, è uscente. D'accordo? Dalla nostra star. A star per noi è questa qua di sopra. Ok? Adesso immaginate, no, di prendere la trave, così, questo è lo sviluppo della trave, e immaginate di prendere questo piano, questo piano che sta qui, ok? Ci siete? Questo piano orizzontale, no? Che contiene la corda, va bene? È un piano orizzontale, quindi parallelo all'asse della trave, che contiene la corda. Allora, vediamo questa figura in maniera longitudinale, quindi noi abbiamo che questa è la sezione che io sto considerando, questa è la sezione, questa è la trave, la vedete? Va bene? La corda è questa, ok? Sta lungo questa direzione qua, questa è l'asse x con 3 della trave, tanto per intenderci. Lo vedete? Non so se mi sono spiegato. E questa è questo piano qui che stavamo indicando prima. Ci siamo? Allora, qui ho delle tensioni tangenziali che sono fatte così, sono queste. Va bene? Per la simmetria delle tensioni tangenziali, se abbiamo queste tensioni tangenziali, su questo piano abbiamo queste tensioni tangenziali. Vi ricordate? Questa è la simmetria delle tensioni tangenziali, che ci assicurava che
il tensore delle tensioni sigma fosse simmetrico. Quindi se abbiamo questa tensione qua, abbiamo anche questa. Cioè, scusatemi, mettiamo proprio, questo è l'asse x con 2, abbiamo sempre fatto, questo era l'asse x con 1, e l'asse x con 3, e questo qua è quello così per esempio. Ok? Che viene verso lì. D'accordo? Allora, significa che siamo così, questo è l'asse x con 3, questo è l'asse x con 2, vedete? Queste, quelle che noi abbiamo chiamato tau 2, sono le tensioni tangenziali nella direzione 2 sul piano 3, di normale 3. Quindi sono delle sigma 2,3, così è sempre stato, sigma 2,3. Ok? Ma le sigma 2,3 sono uguali alle sigma 3,2, cioè alle tensioni tangenziali nella direzione 3 sul piano di normale 2. Quindi se noi qua abbiamo una tensione che abbiamo chiamato tau 2, questa qui, la stessa tensione tau 2 la troviamo qui. Ok? Ci siamo? E questa tensione tau 2 agisce su questo piano qui, ovvero su questo piano qua che io vedo inclinato qui. D'accordo? La tensione tau 2, immaginatevi che la mia faccia di sotto della mano sia questo piano qui. Okay. La tensione tau 2 è una cosa che fa così, dà una sollecitazione di questo tipo sulla trave, la vedete? D'accordo? Ma se questa tau 2 è troppo grande, finisce che si rompe. E questo è il meccanismo che trovava Juraski. Si rompe in questo modo. Quindi lui non trovava che quando caricava si rompeva al centro, che sarebbe stato per flessione, no? Che quasi avrebbe il momento flettente massimo, ma si rompeva per taglio. Perché questo, anche, bisogna anche dire questo, perché le travi di legno hanno delle caratteristiche meccaniche, non sono isotope, non sono materiali isotopi, e hanno caratteristiche meccaniche anche di resistenza differenti da direzione a direzione. Se uno la sollecita lungo la direzione della fibra, funziona molto bene. Se uno la sollecita in direzioni non lungo la direzione della fibra, si può rompere molto più. Bene, quindi questo per flessione era sollecitato lungo la direzione della fibra, quindi funzionava bene. Per taglio era più debole. Bene, il taglio era più debole e si spaccava. Bene.